Quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma prima sera. Erette verede serve, erette verede serve da cintura. San Pietro del Campidoglio da lettiera. Quanto sei bella Roma, posso intanto lasciare qui? Sì, ma voi l'avete presa questa? Sì, sì. Ma l'avete comprata, ve ne andate un po'. Quindi che ve le regalavo. Ah, di quello, vabbè. Ho fatto un pacchetto. Allora, andiamo un po'. Pensate, eh? Posso lasciare la questa? Che costo, che meraviglia. Ti piace? La vista è una. Diceva Carosone, ti è piaciuta? Ok, brindisi, mettete il filo verticale, classica. Adesso avremo un album classico. Classico. Incrociate i cani. No, però non lo faccio. Però un bacio sì, dai. Bacio sì, dai. Dai, ciao, dai. Non esagerare. Carlo, da te non sarebbe aspettato. Non esagerare. Ce lo chiedono. Vabbè, ma dai, è così che è carino. Matrimonio è matrimonio. Scusa. Perfetti. Ok, così, grazie. Matrimonio è matrimonio. Ma mio nipote preferito? Io sto a Venezia. Un po' arriva. Auguri, Carlo. Ma non vengo solo. Abbronzato. Ma no, è lei che è luminosa. Bella la compagna di Andrea Novelli, lei la conosce, la compagna di Roberto, ma quella è una bella bellissima. Ma quella di loro fa via, a Frigene con bambini, lei che la moglie del padre, moglie, compagna, fidanzata. Ieri siamo ancora fidanzati. Lo sai, ieri sera con mi sono addormentata, cosa ti ho detto? Mi piaceva molto di più chiamarti fidanzato. Carino fidanzato. Fidanzato è carino, specialmente se c'hai una certa età. Cioè chi sarebbe? Sarebbe il mio fidanzato. Cioè è più carino. Carino dire il mio fidanzato, a me piace molto. Sì, sempre così. Sì. Buona la prima. Stop. Buona. Stop. Basta, basta. Okay.
Allora, buonasera. Io sono sempre quello di prima che celebrava il matrimonio, che adesso faccio il presentatore praticamente. Poi farò il cantante, poi non so, visto che qui c'è un cantiere, metterò il cappello e andrò a fare l'operaio. No, nel senso che abbiamo deciso di fare un omaggio a zia Carla, che ovviamente, come dire, merita questo ed altro. E appunto l'omaggio, che poi non so quanto sarà un omaggio per voi o se sarà una tortura, insomma, è che noi siamo un gruppo di amici, anche di Alessio, che avevano un gruppo musicale ai tempi della scuola, gli Extra Large, e allora abbiamo deciso, proprio per l'occasione, dopo 20 e passa anni, di ritrovarci in sala d'incisione e di mettere di trovarsi in sala per precisione e di, insomma, di fare alcune canzoni per zia Carla. Sarà molto breve, tranquilli, che vi dico solamente, se mi permettete anche così un po' ludicamente, che ieri sera abbiamo fatto quest'ultima prova e alla fine della prova ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: siamo pronti per fare proprio una figura di allora, però lo facciamo con amore, certi che zia Carla apprezzerà, peraltro, quindi la ringraziamo. Poi ci sarà anche un discorso di Alessio quando arriva, che era previsto, perché come dire, noi ovviamente anche volevamo dire tutti che siamo tutti d'accordo su una cosa, che se rinasciamo vogliamo tutti rinascere Alessio Buscioni. Questo lo volevamo dire. Sicuramente io non voglio nascere mamma di Alessio Buscioni. Mi sembra giusto e saggio. Allora, quindi noi abbiamo preparato questi 4-5 pezzi, di cui alcuni proprio richiesti da zia Carla, alcuni che non conoscevamo affatto, però vuol dire, l'abbiamo studiato e ci abbiamo provato, quindi speriamo di essere degni di questo bel pubblico. Grazie. A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione, arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi, con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto, mi hai portato con te. A te io canto una canzone, perché non ho altro, niente di meglio da offrirti, tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia, che con un grande salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. Sei il mio grande amore, il mio amore grande, te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più, a te che hai dato il senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio grande amore, il mio amore grande, a te che ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti, stringendoti un po', e poi ho visto con la forza come l'aeroplano prendere in mano la tua vita, trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni, l'arte e l'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei, a te. Essenzialmente sei sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non mi piaci mai, ma sei una meraviglia, forze della natura si concentrano in te, e sei una roccia, sei una pianta, tu sei un fagnano, sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano. A te sei l'unica amica che io posso avere, l'unico amore che vorrei se non ti avessi con me. A
notte che ha reso la mia vita bella da morire, che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore, il mio amore grande, te che hai reso la mia vita, hai fatto molto di più, te che hai dato senso al tempo, senza misurarlo, te che sei il mio grande amore, il mio amore grande, te che sei semplicemente sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. Compagna dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. Alle cose più belle, pensi alle stelle. Se tu pensi alle cose più belle, pensi alle stelle. Se tu pensi alle piogge d'aprile, alle sue serenate. Se alle idilliche frasi d'amore, più belle e delicate. Devi solo sapere che io le ho sofferte cantate. Va bene! Se ti senti felice soltanto ad averla vicino, ciò vuol dire che tu hai trovato l'amore. Bravo! Se tu pensi alle cose da pelle, alle sue serenate, se alle identiche frasi più belle, più delicate, devi solo sapere che questo tempo che hanno preceduto un po' il matrimonio e quindi tutta l'organizzazione, sono state le domande che mi hanno fatto le varie persone che conosco.
che andavano da, che ne so, da molto che stanno insieme, si vogliono così bene dopo 15 anni, come mai si sposano? La maggior parte si basavano... La maggior parte si basavano su una mancanza, una concezione che non avevano del futuro, diciamo. Senza, diciamo, non avevano più o meno una percezione di quello che era il futuro. Ecco, questa è la cosa che ho trovato in Carlo e mia madre che mi ha particolarmente impressionato. Cioè, quando si sono conosciuti era una cosa strana, c'erano... Non lo so, io pensavo fosse troppo grande, ecco, mia mamma. Cioè, grande ovviamente è un eufemismo, perché insomma quando l'ho visti insieme dicevo, vabbè, mamma, certo è grande, in realtà poi ci penso e c'aveva, non lo so, 8 anni più di me adesso. Quindi forse era, insomma, un po' strano. E io a tutt'oggi ovviamente penso come lei, forse mi sento un ragazzo, ogni tanto mi chiama mia madre, ragazzo, che fai? E mi ricordo appunto quei momenti un po' veramente emozionanti di quando si sono conosciuti, cioè quando mia madre si preparava per andare a cena, quando andavano a cena al Michelangelo, mi ricordo i momenti in cui stavano insieme in... Mia madre diceva che usciva in motorino, ecco, mia madre odia il motorino, odia qualsiasi mezzo che non abbia almeno 4 ruote. E li vedevo uscire con questi 2 cappelletti, che erano 2 caschi, ma andavano di moda quei caschetti piccoli così, se li mettevano un po' di traverso, sembravano diciamo dei 15 anni, ci avessero 15 anni, prendevano, giravano ed erano felicissimi, erano senza età, ecco, era quella la cosa, che potevano essere dei 15 anni come dei 50 anni, ed è una cosa un po'... Esatto, anche adesso. Ed era una cosa un po' contagiosa. E dopo un po' ho conosciuto Carlo, che era abbastanza taciturno, diciamo. Io non ho mai sentito Carlo parlare a sproposito. E nonostante questo, cioè, nonostante fosse abbastanza taciturno, non era mai assente dalla conversazione, ovviamente a parte quei pochi momenti in cui ogni tanto si gira e mi fa: che hai detto? Parla più forte. Esatto, ed erano quelle, in realtà era una persona che in un certo senso ti trasmette un affetto incredibile, cioè fa parte di una conversazione magari mettendo soltanto 2 parole, e spesso quando ci siamo specialmente ultimamente trovati a parlare di politica e magari non eravamo su delle stesse idee per qualche momento, comunque era un aspetto che riesce a trasmettere in una maniera proprio incredibile, che proprio ti prende dentro, è impressionante. Appunto, e vederli andare insieme così in motorino, girare per Roma, mia madre emozionata, era... E ovviamente tutto ciò, io ho dei geni ovviamente al 50% e al 50%, quindi l'altro 50% comincio a pensare, ma che cos'è questa cosa? Cioè, come si fa a stare insieme così tanto tempo e comunque avere questa voglia di stare insieme ed essere più o meno felici? Ecco, cioè, sono 2 le cose che ho notato, sono una percezione del futuro che tende ad essere l'infinito, cioè loro pensano che possono fare qualsiasi cosa, ovviamente non è assolutamente vero, però la cosa bellissima è che ce l'hanno questa cosa. E l'altra cosa è che uno in realtà può essere, un po' il segreto è che può essere felice indipendentemente dall'altra persona, che ci sta. L'importante è che la tua felicità non si vada poi a ripercuotere, non crei l'infelicità dell'altra persona. Ed è queste, ecco, le 2 cose che veramente mi hanno colpito di quando stavamo insieme. E quindi, peace. Brava. Sindaco! Missioni sindaco! Missioni sindaco! Sì.
Guarda, io sai la verità oggi, girando il centro di Roma capitale, era uscito questi che erano classiche tutte squadre. Queste povere professionesse di Roma di sinistra. La prima B! Tutti qua lo uscivano, la tettina. Ma si mangia anche sta rosellina sopra? La carta no, si mangia tutto, pure la carta? Oh babà. Vedo, c'è la luna piena. Ora fra un po' arrivano i lupi mannari. Grazie, rimane. Dobbiamo prendere pure i contattici. Poi ci vediamo. Brava. Ma la sera chiudiamo la cosa. Sì, va bene. Grazie a voi. Guarda, chiedimi anche solo una cosa perché voglio. Ma vediamo che succede adesso, è un brindisi.
Cosa? Prendersi sigarette. Brindisi. Brindisi, però dove stanno sposando? Ma il bicchiere non mi lo sposa che andava a comprare sigarette? Ma stavolta. No, lo sposo là, a volte ne andate a comprare il testimone. Troppo, eh? Gallo? Lo abbiamo preparato, eh? Lo abbiamo fornito di ghiaccio. Dai, qua, vieni qua, prendici. E va bene, auguri, 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 auguri. Viva gli sposi. Viva gli sposi. Auguri! Alla iena. Adesso te la porto. Beh, Guga, che la scuola. Eccolo la luna piena. Hai fatto pure la luna piena. Io ho fatto l'assessore all'ambiente per 7 anni, al municipio. È un omaggio, guarda, vieni se ne prendi 2-3. No, molto quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma prima sera. Erette verete serve, erette verete serve da cintura.